Eccoci qua, questo è veramente un topic di cui sono ghiotto, Vittorio. Allora, gli step per smettere di fare lo zerbino. Su 10 studenti che segui, in quanti hanno quest'indole? Diciamo che fai 7, dai, Ok. 7 sono su questo fronte qua. E mi è venuto in mente Sì. questa cosa perché ci sono alcuni comportamenti che gli studenti hanno bisogno proprio di smettere di fare. E quindi diciamo, ho stilato una sorta di azioni da smettere di fare subito, immediatamente. E il Sì, primo sì. sicuramente è smettere di fare l'autista. Alcuni ragazzi, cioè, magari non hanno la macchina, no? Perché credono che senza macchina, ah no, senza macchina io non posso essere appetibile per una ragazza. Vabbè, discutibile questo argomento, ma non lo apro perché sarebbe una parentesi troppo grande. Allora, poi si prendono la macchina e per essere, diciamo, visti da quella ragazza X, magari iniziano a fare gli autisti. Sì, ti porto io al centro commerciale, no, ma ti porto io poi lì, ti porto io là, su e giù. Autista. È la cosa Sì. più schifosa in assoluto che una persona può fare nel momento in cui interagisce e cerca di conoscere una ragazza. Assolutamente d'accordo. Il secondo punto, quale potrebbe essere? Smettere di fare il suo confidente personale, di essere un po' il suo psicologo, se non addirittura il suo amico gay, dove semplicemente si confida di qualsiasi suo tipo di problema, che per carità va benissimo, diciamo, il confidarsi, ma dipende prima di tutto in quale fase della conoscenza e con quale quanti, cioè che quantità di confidenza c'è, Sì. perché se ce n'è tanta e c'è soltanto quella, allora la ragazza ti sta utilizzando solo per svuotare il suo secchio di Sì. cose che non vuole, nel senso, vabbè, adesso non voglio Sì, no, è utilizzare termini secchio di forti, però emozioni, sì. Sì, ecco, sì. perfetto, grazie per l'assist. Ma ok, lo studente medio potrebbe dirti e potrebbe dire: ma io la voglio far parlare, la devo far parlare, per questo non è che voglio fare confidente, però voglio dimostrare che sono sensibile a quello che mi dice. Sì, bisogna un attimo calibrare le cose, mettere in chiaro che non sei il confidente, ma stiamo facendo magari una conoscenza dove ci si può aprire sulla parte più empatica, emozionale e quant'altro, ma non ci deve essere soltanto questo. Il problema è quando c'è solo ed esclusivamente questo, perché la ragazza magari ti chiama solo quando vuole confidarsi, solo quando ha i problemi e vuole sfogarsi. E Assolutamente quindi sì. se c'è solo questo, abbiamo un problema. Al numero 3 ne metto uno io, proprio lo penso in maniera proprio che magari non hai messo te, vediamo. Smetterla di farle capire che non hai situazioni attorno e che sei appunto free sempre e comunque, no? Assolutamente, sono d'accordo e quindi inneschiamo la dinamica di preselezione dove appunto la ragazza percepisce che non sei, diciamo, un'isola deserta, ma ci sono tutta una serie di situazioni che sono concrete e diciamo che lei magari in qualche modo deve porsi in una certa maniera perché, tra virgolette, la concorrenza, se vogliamo utilizzare questo termine, e alle porte. Quindi Sì. non è l'unica e non si deve adagiare a dei comportamenti dove no, sì, vabbè, dai, tanto lui è lì, è a disposizione, non proprio. Non Perfetto, proprio. guarda, non te ne voglio far mettere più perché questi qua sono i più importanti Ok. e va benissimo così. Grazie, grazie Vito. Ciao Steve, ciao. Ciao, ciao, ciao.